sta giocando con linearità, con tranquillità, trova buoni tiri. Due vittorie soltanto finora, mi sembrano veramente poche per una formazione che, almeno per quello che ha fatto vedere finora, meriterebbe sicuramente di più. Non possiamo che essere d'accordo. Il problema è che per tante volte abbiamo visto giocare bene 20, 25, 30 minuti e poi invece arenarsi nell'ultimo quarto. Vediamo se oggi Imola saprà fare 40 interi in maniera da poter cogliere quei due punti importantissimi. Solo Perto, un errore questa volta da sotto misura che porta poi al fallo di Tyler. Tornerà ad andare in attacco Favariano. Palla che Morri conduce oltre la metà campo. I quintetti intanto: Morri, Nicolas, Cinciarini, Smith e Flamini. Cincia al tiro ed è canestro di Cinciarini. Ottavo punto per lui. 9 punti di vantaggio di Imola. Romboli. Esce Joby Thomas dal blocco. Il tiro. Una palla recuperata, pasticciata, ancora recuperata da Imola. E poi alla fine è un errore di Coltellacci, troppo indeciso nell'ultimo mezzo metro per il tiro. Poi un bel rimbalzo di Tyler fermato da un fallo. Cambio per Solo Perto su Nobile. ...7.46 da giocare. ...47 Imola, 39 Favariano. I tiri liberi per Elton Tyler. Va il primo. Non va il secondo. Quota 5 per Tyler. Morri fa tutto solo e becca il fallo di Joby Thomas. Che si infila fra Romboli e Coltellacci. Due liberi, Morri al tiro, 48 a 39. Avventuroso ma efficace il tiro di Morri. Non va il secondo. Nobile tocca la palla e la butta fuori. Attacco Fabriano, palla per Cinciarini, se la pasticcia, la tocca coi piedi Coltellacci, la riprende in attacco Fabriano, che a 7.35 gioca questo pallone quando deve recuperare 8 lunghezze. Flamini, lo scarico, lo sfondamento di Flamini che frana sul difensore e dunque Imola guadagna palla. Tyler per Romboli. Marcato da Nicolas, palla per Tyler, si avvicina a canestro, tira, lo sbaglio, l'errore, il rimbalzo di Nobile.
che però spinge e commette fallo. Speriamo che solo Perto. Si sia già riposato. Cinciarini bloccato dal raddoppio. Recupera palla Imola, Romboli oltre la metà campo, se ne va verso il canestro, viene fermato, alla fine perde palla, la recupera Passi. Beh, ci aspettavamo almeno che strisciasse per terra, non solo che la recuperasse. Decisione che fa protestare il pubblico, non felice a nostro avviso. Comunque 6:52, si torna a giocare, momento caotico della partita, decisamente il momento meno bello. Sì, sicuramente sono fasi della partita non proprio bellissime. Ora probabilmente entrambe le squadre stanno un pochettino accusando un po' di tensione per l'importanza della posta in palio. Fabriano sta cercando di affidarsi un po' a Morri, che sbaglia magari qualcosina ai liberi o in penetrazione, ma è l'unico che sta cercando di dare una scossa alla sua squadra, mentre per Imola serve che quanto prima torni sul parquet Abram, nonostante sia a mezzo servizio, perché mi sembra che la regia dei biancorossi stia latitando in questo inizio di terzo quarto. Sì, purtroppo avevamo lamentato precedentemente l'assenza di Abram, la lamentiamo ancora di più adesso. Il canestro di Morri che e addirittura il passaggio Nobile, tre palle perse in due minuti, ci auguriamo, ecco, la partita è finita su solo Perto e intanto dagli 11 punti siamo passati a 6. Mentre anche da vicino non vediamo il solito Nicolas, sbaglia palla, l'ape per il contropiede, Cortellacci su Joby Thomas, fallo intelligente di Morri che blocca il giocatore sul palleggio. Morri da questo punto di vista non ha certo nulla da imparare. Sì, tra i tanti giovanissimi di Fabriano, perché è una squadra con una media d'età appena superiore a 23 anni, già un giocatore di 26 come Morri è un po' la guida, l'esperienza del gruppo. Ecco, mi riallaccio ancora a quello che dicevo precedentemente, se Fabriano riuscirà a mettere le mani sul riaggancio lo dovrà sicuramente all'intensità che sta mettendo in campo Mauro Morri. Un buon canestro di Tyler che va a canestro in carrozza, uno contro uno, bruciato il difensore, 50 Imola, 42 Fabriano, palla che viene giocata da Cinciarini per Barak, Morri, Nicolas ci prova, bloccato da Joby Thomas, ottima la difesa di Joby su il segnatore marchigiano, la palla toccata alla fine da Fabriano, sarà un possesso imolese e al minuto di sospensione non ci rimane che dare la linea alla regia. Pubblicità, attacco Imola, la palla per Joby Thomas, spava la tripla e non vorrei che cantasse il faringuello, ragazzi. 14 per Joby Thomas, estremamente preciso oggi e concentratissimo. Dall'altra parte Nicolas, questa volta fermato da un fallo. Il fallo è di Thomas, è il terzo fallo di Thomas. Nicolas in lunetta, due tiri, Imola è schissata sul 53-42. Ora sono 10 i punti di vantaggio della squadra di Molise, mentre sono 6 i punti per Nicolas. 2 su 2, 7 punti per la guardia americana, che portano a meno 9 il
disavanzo di Fabriano, dall'altra parte Coltellacci che gioca il suo uno contro uno, solo Perto, Romboli spava la tripla, il capitano, è la tripla del capitano a digiuno per qualche domenica, oggi importante, due triple importanti sugli scarichi dei compagni. Imola schissa di nuovo a più 12, mancano 4:41, ancora sicuramente lunghissima la partita, ma qualche cosa di più fino a questo momento Imola l'ha buttato sul campo. Sì, infatti è tornata a toccare il suo massimo vantaggio, più 12 come era successo al 17esimo minuto, ora siamo 56-44. Da notare secondo me la grande prestazione di Joby Thomas, non solo in attacco dove ha già messo 14 punti, ma soprattutto in difesa su un signorino con il numero 12 di Fabriano che di solito ne mette 30 di media e quest'oggi sta facendo veramente fatica in attacco contro la sua marcatura ed è soltanto a quota 7 punti, quindi tanto di cappello per Joby Thomas dall'una e dall'altra parte del parquet. Mentre un brindisi lo regaliamo agli arbitri, che sicuramente un brindisi di troppo l'hanno già fatto. Ecco, due errori in due azioni, una splendida compensazione e entra Giacomi in campo. Qui ci chiediamo probabilmente tutti il perché si cambia un'ala con un play. 56 Imola, 44 Fabriano, 4:20 da giocare. Si prosegue con Imola in attacco, Joby Thomas, Tyler, Romboli. Giacomi, la palla per Romboli. Cerca la posizione per il tiro, non la trova, si ferma. Glielo toccano, nulla da fare, azione costruita malissimo. Cinciarini, bello scarico, fuori ancora, questi sono 3 secondi, Cincia sbaglia il rimbalzo, è di Tyler, la palla è per Giacomi, con calma Burdel, espressione romagnola che significa che giocare con calma in queste occasioni ci starebbe tutta. Il pallo di Nicolas su Giacomi, del tutto inutile a 27 km da canestro. Non mi sta piacendo affatto Fabriano quest'oggi, è abbastanza deconcentrata mi sembra in attacco e quest'ultima azione è un po' il paradigma di quello che ha fatto Fabriano in questa partita finora. Un bel pallone sotto canestro per Smith, aveva ormai un tiro abbastanza agevole, è andato a servire una brutta palla per Cinciarini. Ora c'è il canestro alla lunetta di Imola che fa segnare il suo massimo vantaggio, più 13, 57-44 dopo 6 minuti e mezzo. Recupera una palla Giacomi. Imola molto concentrata, un buon apporto anche da chi entra dalla panchina. La palla in angolo, Giacomi. Il blocco di Tyler, la palla sotto, Tyler il tiro, 2 points, 9 punti anche per il lungo colore di Imola, prende il largo Imola più 15, buona partita di Imola fino a questo momento. Gerard Abram, che il dottor Costa ci ha detto non giocherà, che è comunque in piedi ad incitare i compagni, dalla lunga ci prova e sbaglia Flamini. Romboli per Thomas, la palla per Giacomi, 2:35 da giocare. Tyler su di lui, palla sotto per solo Perto, si gira bene, dice l'arbitro che niente da fare, un time out per Fabriano. Buon momento di Imola che ha recuperato qualche bel pallone, è andato al tiro con una tripla importante, insomma ha costruito un vantaggio che oggi vediamo un Fabriano meno motivato, probabilmente i 12 punti in classifica poi lo giustificano almeno in parte.
un Fabriano molto dimesso, mi sembra, al di là della bravura di Imola che ci sta dando dentro in difesa, ma non bisogna dimenticare che Imola sta giocando senza quello che dovrebbe essere il suo uomo faro in questo periodo, Abram, quindi gli altri, come succede in queste circostanze, mancando il punto di riferimento principale, si stanno un po' esaltando. D'altra parte non si può dire che Fabriano stia approfittando di questa assenza che ha Imola, anzi mi sembra che non stia attaccando per niente il punto debole che potrebbe essere il principale, quello di Imola adesso, quindi il portatore di palla. 2:29, attacco Fabriano, adesso in campo con Tortolini, Morri, Smith, Flamini e Nicolas. Imola risponde con Thomas Tyler solo aperto, Giacomi e Romboli. Buona palla, buona difesa di Tyler. Romboli si ferma, prova ad andare a canestro, l'errore, ancora il rimbalzo buono per Romboli. Joby Thomas con calma può giocare con tutta calma l'attacco. Imola spara la tripla, Romboli. Romboli ha ripreso fiducia in uno di quello che erano le sue prerogative, il tiro da tre punti. Oggi tre triple per Max Romboli, che è tornato, dicevamo, a segnare. Dall'altra parte risponde Morri, ancora una tripla, Morri che va a quota 12, punteggio 62-47, 1:30, partita non ancora sicuramente compromessa. Ancora no, Fabriano sta mandando gli ultimi sussulti, anche se è in grande difficoltà, ora risulta difficile di tutto, anche semplicemente superare la metà campo. Sono un po' i riminesi, o meglio i giocatori di scuola riminese che si stanno facendo valere. Da una parte Romboli, per Fabriano invece Morri, si rispondono colpo su colpo. Per adesso sta avendo ragione Romboli e la sua truppa. Ultimo minuto di gioco di questo terzo quarto, palla Imola, Romboli. Palla per solo aperto, Giacomi, il suo tiro dal canestro di Giacomi, terzo punto per il play. E dunque Imola che torna al massimo vantaggio di 15 lunghezze, Nicolas lo scarico per Morri. L'errore, il rimbalzo di Tyler, superlativo ai rimbalzi, e il contropiede di Joby Thomas che va a canestro, nonostante un brutto fallo subito. Decisissimo Joby Thomas, 16 per lui, un tiro libero aggiuntivo. A questo punto vola via la squadra di Roddy Riffin. È a quota 17 Thomas, 20 secondi al termine di questo terzo quarto. Nicolas ora organizza i giochi per Fabriano, gli hanno chiesto un tiro dalla panchina, così sarà. Buon raddoppio di Imola, ci prova Tortolini dalla lunga, lo sbaglio, l'errore, buon rimbalzo di solo aperto, tiene palla, Romboli per l'ultimo tiro, ma non c'è problema, il 67-49 e sono 18 i punti di vantaggio, racconta di una partita che dovrebbe essere quasi finita. La linea va allo studio, pubblicità. Ultimo quarto, attacco Fabriano dopo un errore in zona d'attacco di Imola, la palla è per Cinciarini, Flamini,
il Tortolini che non sfrutta l'occasione per il tiro, ci prova Nicolas da distanza siderale, l'errore, il fallo di Tortolini sul rimbalzo, Imola è padrona del campo, 9 e 20 la separano da questi due punti dopo un lunghissimo digiuno. In campo Giacomo Romboli, solo Perto, Tyler e Joby Thomas, per Fabriano ci sono Smith, Nicolas, Tortolini, Cinciarini e alla fine il tiro va a canestro ed è il canestro di Tyler, va in doppia cifra, 11 punti anche per Tyler. Cinciarini gliela tocca, buona difesa Imola che recupera un'altra palla, il contropiede di Joby Thomas a canestro, 19, attenta Imola, 1 minuto di sospensione per Fabriano, linea allo studio, pubblicità. E 38 da giocare, Nicolas ci prova dalla lunga, serve un assist a Smith, realizza 10 punti per Antonio Smith, dall'altra parte prova a pressare Fabriano, Giacomi conduce i giochi, la palla, attenzione perché qui un ritardo, è stata intercettata, la mantiene in possesso Imola che va alla rimessa con Giacomi, la palla è per Thomas che viene fermato da un fallo di Flamini. Attacco ancora Imola, Romboli, palla per Thomas, il tiro dalla lunga di Giacomi, piedi in terra, canestro, 6° punto per Giacomi, 74-51, la partita è chiaramente finita. Nicolas, 9 punti per lui, prova ancora a pressare Fabriano, oltre la metà campo Imola, palla sotto per Tyler, il tiro la tocca solo aperto, non la trattiene Fabriano, ancora in attacco, il fallo a Giacomi, 7:35, 74-53, 21 punti, direi che oramai non ce n'è più. Sì, anche se nelle precedenti, alcune precedenti partite Imola ha un po' ceduto alla fine, mi sembra che oggi sia in una botte di ferro, come si dice dalle nostre parti, mentre Nicolas infila una tripla. Fabriano ha un po' staccato la spina un po' troppo presto probabilmente, mentre Imola sta giocando con un'aggressività, con una determinazione che sono risposte sicuramente importanti per coach Griffin. Dall'altra parte il tecnico fabrianese Cioppi deve predicare ancora molta umiltà ai suoi ragazzi, perché vincere una partita con Montecatini o in precedenza come è stato con Reggio Emilia non significa diventare tutti insieme dei fenomeni, anche quando ci sono sfide sulla carta un po' più agevoli le gare devono essere affrontate con la consueta
testa e determinazione. Attacco dissennato, Imola va al tiro dopo 5 secondi, con calma. Dall'altra parte il rove di Fabriano, ancora Imola oltre la metà campo, il pallo di Cinciarini punito dagli arbitri qualsiasi contatto, e dunque a 7 minuti dal termine sul punteggio di 74-56, ancora un minuto di sospensione. Giocare con calma, che non vuol dire rifiutare il gioco, vuol solo dire non andare al tiro dopo entro i 10 secondi, che riteniamo assolutamente tattica suicida. Situazione falli, 3 Thomas, 3 Tyler, 3 solo Perto per Imola, 4 falli Smith, 4 falli Barak e 3 Morri per Fabriano. Imola riaggancerà Sassari a questo punto e ha l'opportunità con un match casalingo domenica, anche se molto difficile perché arriverà Iesi, ha comunque l'opportunità di poter fare un nuovo colpo. Giacomi, Romboli, solo Perto, Tyler e Thomas per Imola, poi Gaeta, Cinciarini, Barak, Smith e Nicolas per Fabriano. Attacco biancorosso con palla che Romboli perde, contrattacco per Fabriano. Qui in questo momento basta guardare male un avversario perché venga fischiato un fallo. Non si tira naturalmente, rimessa da fondo campo, la palla per Cinciarini che va al tiro, sbaglia, il rimbalzo è di Tyler, la palla per Romboli con calma oltre la metà campo, la palla è per Tyler, ancora gioca due con Romboli, 6:30 da giocare, interminabile. Thomas, il fallo di Cinciarini, è il quarto fallo di squadra per Fabriano. Thomas, su di lui ancora un fallo, questa volta di Gaeta, due tiri liberi, beh, le stanno provando tutte, però siccome gli arbitri fischiano tutto sarà veramente arduo. Sì, infatti l'arbitraggio mi sembra piuttosto equo, fiscale, ma giusto nella sostanza. Volevo far notare come è stata molto buona anche la prova di Hilton Tyler, che ha occupato molto bene l'area contro quello che è il miglior rimbalzista del campionato di Lega 2, che è Smith, che prende 13,8 rimbalzi a partita, quindi è un signor giocatore. Tyler lo ha praticamente annullato perché non gli ha concesso i rimbalzi più importanti. Magari non è stato molto appariscente in attacco, dove ha messo soltanto 11 punti, ma in difesa si è fatto sentire. Anche adesso è uscito in body check per aiutare gli esterni, quindi buona anche la sua prova, oltre a quella di Joby Thomas, che ha sopperito in attacco all'assenza nella seconda parte della gara di Abram. 6:17, quinto fallo intanto di Smith, che fa un blocco in movimento. Giacomi, Romboli, pressa e raddoppia Fabriano, perde palla Imola, c'è poco movimento in attacco. 6 minuti al termine, 20 punti il vantaggio di Imola, la spara dalla lunga, Nicola se sbaglia, bel rimbalzo di Romboli, contropiede Imola, il canestro è di Joby Thomas che va a quota 23 e sta veramente vincendo alla grande il duello con Nicolas. Palla lunga adesso, questa volta va in tilt Fabriano.
gioca con calma Giacomi. Romboli, la palla è per Tyler. Joby Thomas, ci prova Giacomi, non ci prova, fa solo la finta e la gioca con calma per Romboli, gliela tocca Cinciarini. Fallo di Cinciarini su Romboli. Tre tiri liberi. Il secondo, '79-56, Nicolas spara per Gaeta, si ferma, fuori per Tortolini, prova il semigancio ma lo sbaglia. Bel rimbalzo di Tyler, veramente grande prova, come rilevava prima il collega Ferruccio Cocco, del Colore di Molese, che oggi ha veramente spazzolato i tabelloni. Si prova dalla lunga ancora Giacomi, è la sua piastrella a quota 9, comunque 3. 2 tiri pesanti per Giacomi, che si ferma a quota 9. Palla guadagnata da Fabriano, 82-56, 4-20. Nicolas, palla sotto, ben recuperata da Romboli per il contropiede di Joby Thomas, che intelligentemente si ferma e dice con calma Romboli. Giacomi sotto per solo Perto, si avvicina a canestro, il tiro, peccato. Cinciarini, prova a far tutto da solo, va a canestro Cinciarini, 10 punti per lui in doppia cifra anche Cinciarini. 3:30 da giocare, solo Perto, Thomas, bella palla per solo Perto, 13 punti per solo Perto, assist di Joby Thomas. Oramai si gioca in scioltezza solo per trovare qualche bello spunto personale, e lo sta trovando soprattutto Imola, qualche bello spunto. Bella, bella partita della formazione di casa. Fabriano, una sconfitta che non è una tragedia ma che comunque deve far riflettere, è sicuramente la più brutta prestazione della formazione di Cioppi dall'inizio dell'anno, e qui non ci piove perché era comunque una partita importante e in previsione anche di una differenza canestri in un eventuale arrivo in parità a fine campionato, il che non è escluso. Fabriano si ritrova sotto di 26 punti in questo momento e non è facile magari ribaltare un risultato del genere della gara di ritorno, quindi un caporetto su tutti i fronti, come si dice, per la formazione marchigiana. Certo che è chiaro che non ci si aspettava un risultato così largo. Imola doveva pensare a vincere anche solo di mezzo punto, come si suole dire, ma l'ha fatto in maniera perentoria, giocando un'ottima partita, buonissimo equilibrio, attacco-difesa, bel primo tempo anche quando ancora Fabriano era in gara, adesso già da tempo non esiste più partita, Fabriano si è seduto, Imola gioca in scioltezza, va via in carrozza. Oh, si è rivisto il fringuello che mi ha detto: oh, Dicca torna, stai lì, dico, torni
per la partita con Jesi, te lo dico io quando devi cantare. 2 minuti e 5 secondi, Fabriano, attacco con palla per il pubblico, recupera Romboli, grande giocata aerea, Romboli, Tyler, ed è Tyler che va a canestro, 13 punti per lui, punteggio di 88-58, 30 punti, non se li aspettava nessuno, pubblico in visibilio, tutti in piedi, Imola al di là di Fabriano ha disputato veramente una prova maiuscola. Sì, come dicevo anche in apertura, mi stupivo che Imola fosse ultima in classifica, avevo visto giocare la formazione di Imola nel torneo di Matelica quest'estate, mi ha fatto una buona impressione, anche se allora non c'era Abram ma c'era Tyler Smith. Ad ogni modo mi sembrava un buon gruppo e vederla così in fondo alla classifica era sicuramente una sorpresa. Oggi ha dimostrato che può ambire a una salvezza, non dico tranquilla, ma comunque può competere con tutte le altre che stanno lottando per rimanere in Lega 2. Lo prendiamo per un augurio, vogliamo credere all'amico di Fabriano. Ultimi attacchi, ultime giocate di una partita che ha già la parola fine scritta dall'inizio di questo terzo quarto. Coltellacci, Romboli, Casadei, Giacomi e Tyler. Si fa stoppare, tira Casadei, l'errore, recupera palla, adesso in campo anche Paleco, poi conclude a canestro Gaeta, quarto punto per lui. Tyler, Giacomi, palla per Romboli, ultimo minuto di gioco, Coltellacci, l'arresto, il tiro, l'errore, il rimbalzo è di Barak, la palla per Cinciarini, si becca lo stoppone di Tyler che io tirerei giù per l'applauso. Il fallo di Giacomi che si appoggia, trentacinque secondi al termine, palla sotto per Tortolini, ancora Masoncino, ancora un errore, il rimbalzo di Coltellacci, la palla è oltre la metà campo per quest'ultimo tiro, 14-10. Beh, adoperiamo questi ultimi secondi per gli auguri di buone feste. Auguri sicuramente a tutti, un ringraziamento per l'ospitalità al nostro amico Tullio Chiocciola. Vince meritatamente Imola 89-60. Un saluto a tutti anche da Ferruccio Cocco e a te per la chiusura, Tullio.